Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti nel mio secondo video e oggi vi farò vedere la mia collection di illuminanti, perché dovete sapere che io sono una patita di illuminanti, mi metto l'illuminante ovunque, anche per andare a letto, no scherzo. Allora, il mio primo illuminante è questo di Becca, questo qui che è Pop. Ve lo faccio vedere, ha già il buco ed è, scusate lo specchio, è meraviglioso. Vi faccio vedere lo swatch. Cioè, guardate. Questo è meraviglioso, lo uso tutti i giorni, veramente, bellissimo. Dopo ciò ho preso questo, sempre di Becca, Opal. L'ho preso nella mini size con l'illuminante quello liquido, però lo uso poco ed è questo, guardate che carino. Ed è un po' più bronzo, l'altro più dorato. Vedete? Questo qui è Opal. Ma sono bellissimi tutti e due, cioè io li uso anche come ombretti. Bellissimo. Dopo, questo è stato uno dei primi che ho preso, che è questo di Dior. È un regalo di compleanno. Questo si è un po' ossidato perché l'ho bagnato, ma comunque vedete, è vecchio, è proprio consumato. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, è questo qui. Questo. Simile, ma vedete, ha una luce stupenda anche questo. È un po' più delicato nel viso. Forse in mano sulla mano sembrano simili, ma questo è un po' più delicato, questo di Dior. Poi ho la palette di Sleek Makeup, tutta lurida, che è questa. Questo è in crema. Questo è un nì, ma questo, ragazze, è favoloso. Allora, adesso ve lo faccio vedere. Non ci sono scritti i nomi. È questo. Questo come punto luce anche qua sul condotto lacrimale. Bellissimo anche questo. Bello. Poi nessuno di questi ha glitter. Sono tutti luce pura. Bellissimo. E questo che è stato un regalo della mia sister. Questa qui. Guardate. Questo viola, lo metto qui, guardate che bello, bellissimo, e c'è questo color oro, sono tutti belli, gli altri sono meno evidenti, questo è troppo bianco, questo qui e questo sono quelli che uso di più, questo è bellissimo secondo me per l'estate. So se rende, è un po' più scuretto, per l'estate va bene. Costerà sui 10-12 euro, comunque economica e si prende nel sito di Makeup Revolution. E adesso me lo sono messo anche sul naso, ma guardate che è luce pura. Io senza illuminante non potrei stare. L'illuminante per me completa tutto il make-up di una donna. E va bene ragazzi, ho finito. Questi erano i miei illuminanti preferiti del periodo. E aspetto le nuove uscite di Becca perché so che sta uscendo il nuovo illuminante di Becca che è Butasur rosa oro e quello non me lo farò scappare assolutamente. E vi lascio con un bacio. Ciao a tutti.